Claudia Osmetti 23 agosto 2023 ha più che uno sbocco. Sembra una lamentela. E proviene da uno dei bagnini delle piscine della Spa di Creton. A Palombara Sabina, nella provincia di Roma, do in cui, la scorsa settimana, il piccolo Stefan, il ragazzo russo da 8 anni che era bloccato nello scarico di un carro armato, perse la vita. Ci hanno detto di sbrigarsi, dice il bagnino, che, tra le altre cose, ha solo 18 anni. Perché non sono stati voglio pagare stradurini un file aperto? It murder. La cartella che contiene anche l'iscrizione di 4 sospetti. 2 amministratori e 2 giovani bagnini. Un ragazzo di 20 anni è ciò che dice agli investigatori. Gli ultimi dettagli sulla storia. I, afferma non ho mai visto quella griglia. È un giovane di recente adulto che si è trovato un lavoro estivo. Per sollevare qualche sé in vista del nuovo anno scolastico sono sicuro che nessuno fosse in acqua. Quel pomeriggio, erano tutti dietro la corda con cui l'area della piscina era isolata per la fase di svuotamento. Molte persone erano già nell'area del bar, che rimane invece aperta. Avevo controllato, succhiato. Vore alla Spa Creton la morte di un ragazzo 8 anni poi mi hanno chiamato per attivare il sistema di svuotamento. Continua. E non ho visto cosa è successo. Ogni giorno ci è stato detto di affrettarci. Perché se avessimo finito dopo 8 di sera avrebbero dovuto pagare USSCRORDINARIO. Un'ipotesi spaventosa. Quella di una griglia rimossa solo per accelerare le operazioni. Per guadagnare tempo e che, tuttavia, sarebbe andato a scapito della sicurezza di tutti i nuotatori. M ha anche un'ipotesi che sembra essere confermata dagli altri lavoratori della struttura. Coloro che non sono sotto inchiesta. Stefan è annegando. Ho l'interno di un tubo di soli 40 cm. Risucchiati in un ugello. Mentre suo padre sentiva tutto e tutto. Per tutto. Disperatamente. Freneticamente. Salvarlo. Papà. Stefan se ne andò. Un episodio in avanti punto che la magistratura Lazio dovrà necessariamente fare chiarezza.